Questo è il libro che devo dare con dedica a Costanza Pera, perciò adesso me lo metto via e sappiamo cosa dobbiamo fare. Grazie a tutti. La presentazione del progetto di Leme, lo chiamiamo, Habitar a Comunidade, è il primo risultato di un progetto che abbiamo concordato con la municipalità di Rio de Janeiro, con il prefetto e il viceprefetto, con l'ambasciatore Amarante, e è cominciato un giorno questo progetto nella bellissima sede della prefettura di Rio de Janeiro, un posto bellissimo, con il sindaco, con il quale parlavamo per vedere quali sono possibili progetti per lo sviluppo sostenibile che il Ministero dell'Ambiente italiano poteva contribuire a sviluppare qui a Rio. E il sindaco mi ha detto: ho in mente di riqualificare una favela. E l'ambasciatore Amarante mi ha detto: certo, abbiamo in mente di fare a Leme Positano. E allora abbiamo accettato questa sfida. Per i nostri amici brasiliani, Positano è una bellissima località di mare nella costiera amalfitana, nota, famosissima, e ha ragione l'ambasciatore. Se voi guardate Positano e guardate la favela di Leme, vedete che in effetti ci sono due possibilità interessanti. La prima, di riqualificarla in modo sostenibile. La seconda, di conservarla. Invece di costruire grandi grattacieli, forse è opportuno far vedere dove è Leme. Grandi grattacieli che salgono sulla collina. Abbiamo pensato che la favela può essere riqualificata rimanendo un borgo, rimanendo una piccola città dietro Copacabana. Questa è la nostra idea. Voi vedete questo grafico: invece di avere dentro quello spazio palazzi molto alti, molto grandi, come si fa normalmente quando si costruiscono delle zone nuove o si abbattono vecchi insediamenti per sostituirli, l'idea italiana è di riqualificare, conservare e riqualificare. Questa è un'idea sostenibile, perché questo consente di valorizzare un'esperienza, un patrimonio culturale, un luogo dove le persone vivono, e consente nello stesso tempo di usare diversamente degli spazi che progressivamente si sono degradati. Ora, questa è l'idea che abbiamo sviluppato e che viene raccontata in questo libro, dove ci sono delle bellissime fotografie di Leonardo Finotti. Noi speriamo, con il municipio, con la municipalità di Rio de Janeiro, di andare oggi oltre questa prima fase, questo primo step, e di cominciare a costruire un progetto concreto insieme, nel quale le competenze italiane e le competenze brasiliane, la esperienza
della vita vissuta della popolazione di Leme. E insieme le tecnologie che possiamo mettere a disposizione, anche le tecnologie italiane, tutte insieme possono concorrere a realizzare un progetto concreto. Un progetto che possa essere una specie di showroom, una dimostrazione sulla scala della favela di Leme di come Italia e Brasile possono costruire insieme soluzioni sostenibili. Perciò in qualche modo un follow up della conferenza che abbiamo in questi giorni a Rio, e sarebbe molto bello se noi potessimo avere questo progetto pronto per il grande evento per il quale si sta preparando Rio de Janeiro, che sono le Olimpiadi del 2016. Questo è il mio impegno ed è anche il mio augurio. Grazie.